Benvenuti a tutti e iniziamo questa prima giornata di altre due che prevedono la presentazione di autori del luogo, come era stato già previsto da programma. E questa sera abbiamo un autore molto, molto conosciuto in zona, che è Domenico Salvatore, una forse delle penne più importanti del territorio, che lui è giornalista. È stato anche un insegnante, adesso è in pensione e si dedica appunto alle ricerche del territorio. Questa sera lui ci illustrerà due sue produzioni, che sono una relativa a componimenti letterari dedicati ai sonetti, chiamati sonetti di fossato, dove ogni sonetto rappresenta lo spaccato di una memoria storica, quasi fosse un dipinto acquarellato, e poi c'è la storia di Melito nel pallone, dove non si parla solo della storia sportiva di Melito, ma anche della storia anche politica e culturale del territorio. Colgo l'occasione per dare gli auguri praticamente a Domenico Salvatore, in qualità di segretario dell'Associazione Culturale Fossatesi nel Mondo, che è lieta di ospitarlo qui stasera come una delle menti e delle memorie storiche più importanti di questo paese. Quindi benvenuto Mimmo nel tuo paese. E cedo la parola, quindi se vorrai illustrare, noi saremo ben contenti di ascoltarti e di sentirti. Cedo il microfono all'editore. Scusa. Filo. Cedo il microfono all'editore di Sonetti di Fossato, il professor Elio Cotronei, che farà un po' da... Mai intervento è stato così rapido. Buonasera, sono contento di essere qui a Fossato questa sera, se non altro per una ragione ovvia. Il libro che abbiamo stampato circa un anno e mezzo fa è intitolato Sonetti di Fossato, col doppio significato che potete immaginare. Lui è molto modesto, quindi non ha voluto pensare di essere un poeta a livello di Dante, quindi cose terra terra, ma di Fossato perché si occupa di Fossato. Ma sono contento di essere qui per un fatto molto semplice. Io conosco Domenico Salvatore da una trentina d'anni, perché quando 30 anni fa fondai l'Università per la Terza Tavola Marina, lui già dai primi giorni cominciò a seguire questa esperienza che si era avviata allora. Questo rapporto è continuato, si è rinforzato nel 2000 quando abbiamo fondato un giornale, Delia Polis, e poi ha avuto un'ulteriore svolta 3-4 anni fa quando abbiamo fondato deliapress.it, giornale a 360 gradi, 7 giorni su 7, 24 su 24, online con 70-80.000 lettori al mese, che si occupa da Strasburgo fino all'ultima associazione della Calabria, passando per tutte le istituzioni, comuni, carabinieri, esercito, finanza, eccetera, eccetera. Una bellissima esperienza che stiamo cavalcando insieme. Ma la specificità di Domenico Salvatore è che lui si è iscritto all'ordine dei giornalisti quando ancora era piccolino, solo che ancora non aveva il tesserino, l'ha preso dopo. Perché già da allora la sua specialità è stata quella di osservare, fotografare, descrivere, scrivere. Ma mi sapete dire quale altra persona è stata capace di prendere 214 persone di Fossato e fare loro la fotografia scrivendo per ognuno un sonetto? E siccome è incontenibile, ci sta preparando un altro malloppo con altri 214. Io non so sti 400 abitanti se ci sono, ma lui li ha trovati e ognuno ha scritto una poesia. È una cosa estremamente rara, perché prendere una persona, osservarla, coglierne le peculiarità e trasformarle in un sonetto non è cosa che possono fare tutti. Lui questo l'ha fatto. E siccome ama anche essere pallonaro, ha scritto poi anche un altro libro quest'anno, Melito nel pallone. Anche lì un'altra opera certosina che pochi possono fare, perché per fare questo lavoro
quello delle poesie e quello del pallone, bisogna avere un archivio attrezzatissimo di immagini, un archivio attrezzatissimo di informazioni storiche, anno per anno, i nomi dei giocatori, eccetera, cose che nessuno si prende la briga di fare, e lui l'ha fatto. E già questo potrebbe bastare per dipingere il personaggio. No, lui non scrive come i comuni mortali. Lui è un amante di Pindaro, e quando scrive, se non fa i voli Pindari, ci muore. Per cui, se lui deve dire una cosa la più banale di questo mondo, che si dice in due parole, lui ne usa 40-50. Se deve richiamare un evento mitologico, magari dice Platone, no, lui dice Platone, Giovane, Socrate, li nominano tutti fino alla fine. Cioè, ama essere ridondante, ma non penso che lo faccia per amore di esibizionismo saccente, lo fa perché nella sua natura è quella di scrivere in questo modo. Ha effetto, lui deve fare sensazione. Qual era la frase che nel campo sportivo che ti... quella del missile? Missile terra. Ecco, per dire che un giocatore ha tirato un tiro in rete imparabile, lui non può dire un tiro in panoia, è troppo banale, troppo giornalistico. Un missile terra-aria, per cui è arrivato senza cado nella parte alta della porta. Cioè, questo è il personaggio. Per cui lo dovete vedere in tutte le sue sfaccettature, che sono quella della capacità di documentazione formidabile, dell'archivio giornalistico come ogni giornalista deve avere, perché quando si scrive un articolo bisogna andare a pescare e a verificare se le cose che si stanno scrivendo corrispondono a fatti veri e non a chiacchiere, come molto spesso avviene nel giornalismo disinvolto. Bisogna avere una passione folle per queste cose, perché non bisogna mai stancarsi, che ogni giorno c'è qualcosa da registrare e qualcosa da scrivere. Pensate che arrivano delle giornate in cui noi mettiamo sul giornale, siamo arrivati anche a mettere 40-50 pezzi. Siamo io e lui che teniamo la baracca, nel senso che il materiale, anche se abbiamo dei collaboratori, arriva a noi e poi noi dobbiamo sistemarlo sul giornale. Naturalmente quello che arriva dagli altri è meno di quello che mettiamo noi direttamente, attingendo a tutti i comunicati stampa che ci arrivano giornalmente. Non so se sono riuscito in qualche modo a caratterizzare il personaggio, che, ripeto, merita il plauso anche di voi concittadini, perché è vero che è nato qui, è vero che si è trasferito a Melito, però il suo cuore è rimasto sempre tra Fossato e Melito. Infatti ha pensato a Fossato scrivendo questo libro, ha pensato a Melito scrivendo Melito nel pallone. Per cui è andato avanti con noi. Ora c'è il terzo libro, che il terzo libro sarebbe il secondo volume di Fossatesi. E poi, come se non bastasse, siccome lui, ecco, mi viene in mente un'altra specificità: il Domenico Salvatore è anche un soggetto coraggioso, perché quando gli altri colleghi suoi si sciacquavano la bocca per non dire mafia, 'ndrangheta, eccetera, come se fosse un pericolo pubblico dirlo, lui lo diceva e lo scriveva. Tant'è vero che qualche comandante dei carabinieri si complimentava con lui per il coraggio che aveva di dire le cose con il loro nome e cognome, di descrivere i fatti che si verificavano giornalmente, che risultavano alle cronache. Quindi questo suo interesse l'ha portato anche a cimentarsi in un altro versante. Quindi c'è lo sport, la poesia, e adesso abbiamo il novelliere. E quali sono i contenuti delle sue novelle? Novelle di mafia. Lui racconta 4-5 novelle di mafia che quanto prima vedranno la luce per i tipi di qualche editore dal punto di vista economico disponibile, perché c'è crisi. Va bene così, Domenico Salvatore? Poi alla fine gli faremo alcune domande, lo intervisteremo, gli chiederemo perché ha scritto questo libro, bla bla bla. Adesso penso che possiamo cedere il microfono alla professoressa Rosa Marrapodi. La professoressa Rosa Marrapodi non è una professoressa di lettere che oggi presenta il libro, no. Se chiedete a Domenico Salvatore chi è Rosa Marrapodi, vi devi dire che è una professoressa di lettere, che è stato sindaco per 2 volte di Bruzzano, che è antropologa, che è critico letterario, e tutti gli aggettivi, gli attributi che alla persona meritevolissimamente potevano essere dati, lui glieli affibbia. Non ne lesina neanche uno, perché la sua ridondanza lo porta a questo. Rosa Marrapodi, prego.
prima di passare il microfono a Rosa Marrapode vorrei spendere una parolina sul professore Elio Cotronei, che non è soltanto presidente dell'università per la terza età e per il tempo libero della Boesia, ma è anche editore del nostro giornale, quindi nella doppia veste. Poi lui è anche giornalista, quindi è antropologo, è poeta, è saggista, è scrittore. Ora cedo il microfono a Rosa Marrapodi. Buonasera, io sono amica di Domenico Salvatore. E dopo aver letto con molta attenzione il suo libro, ho scritto una recensione che stasera intendo proporvi. Versi in piena, assoluta libertà, quelli scritti da Domenico Salvatore nella recente sua prima pubblicazione dal titolo Sonetti di Fossato, edizione Ute Telbi, Bova Marina. Pensieri senza argini, senza limiti o regole da osservare, quelli espressi dall'autore, in perfetta sintonia con la sua natura libera, scevra da imposizioni, da divieti che possono imbrigliare la sua netta coscienza. Il lavoro preso in esame è caratterizzato da un'interessante molteplicità di temi, ruotanti tutti intorno ad un unico centro di interesse, Fossato, il paese dell'anima, in cui Domenico Salvatore è nato e da cui spiritualmente non si è mai staccato, pur avendolo lasciato per altre contrade della Calabria per motivi di studio prima e di lavoro dopo. Nello scorrere le pagine del libro emerge subito la grande forza di volontà del poeta Salvatore, che ha atteso una vita sulla soglia dei 70 anni per arrivare a narrarsi, a narrare il proprio vissuto attraverso quello dei suoi paesani, amici e conoscenti, facendo venire fuori alla fine, quasi in forma introspettiva, analitica e liberatoria, un mondo vivo e palpitante che egli si è portato dentro, fotografie in bianco e nero serbate nell'album del sensibile suo animo. Il paese d'origine, infatti, tanto nella sua semplicità di vita quanto nella sua grandezza morale, per l'autore rappresenta la sua infanzia, il mito della sua fantasia e quindi la maggiore, se non l'unica, fonte di ispirazione delle sue liriche. Egli sottopone all'attenzione del lettore il suo antico borgo, di cui è stato attore partecipe vivo, attento ed incantato osservatore e di cui, tra l'altro, ha saputo fotografare l'anima, fermandosi sui suoi laboriosi abitanti, collocati ognuno al suo posto, come tanti pezzi unici di pastorelli di un presepio paesano, sacro nei suoi colori, sapori ed odori, custoditi una vita dentro il cuore. Ama profondamente il suo paese, il poeta Salvatore, per cui indugia su ogni suo elemento naturale, la mamma Fiumara, la collina di Latticogna, la fontana di Largenò, la rocca Mattana, entrando nei dettagli interni ed esterni per farci provare l'essenza della paesanità, della vita vissuta, nella comunione di un tempo per le strade, sul gradino di casa, in piazza, dal barbiere, al mulino d'acqua, sui campi di grano mietuto. Statuine di piombo, tali immagini rivissute alla luce di una fervida fantasia, della rimembranza e della devozione al borgo, ben rifinite nei contorni da uno scrupoloso scultore, il nostro Domenico Salvatore, che affascina e sorprende il lettore con la poesia di immagini che egli abilmente riesce a produrre. Personaggi come il pastore Leonardo Finemundo, l'oste di Donnino Ambrosio, l'imprenditore Carmelo Pelliconò Cacafoco, Mica Ricca, disegnate dalla penna di Salvatore, meritano il nostro applauso ed il nostro rispetto, a prescindere dal concetto di poesia o non poesia, di sonetti o non sonetti. E attraverso la vis poetica paesana, indubbiamente la forza della poesia visiva e d'immagine che Domenico Salvatore intende contagiarci,
trascinarci dentro il caleidoscopio dei sentimenti ed emozionarci. L'autore, affascinato dalla mitologia greca e romana, nutre per Ugo Foscolo, il poeta di Zante, una grande ammirazione. Nel titolo della sua opera, pertanto, si è ispirato per certo al poeta Vate del neoclassicismo italiano. A parte questo riferimento classico, il termine sonetti in Domenico Salvatore quasi sicuramente assume un significato particolare, originale. Come originale è il modus scribendi del nostro caro amico poeta, scrittore e giornalista di Fossato. Intanto, i sonetti di Domenico sono tali per il numero dei versi, per la divisione in quartine ed interzine, per la rima osservata. Se poi l'endecasillabo e la cadenza degli accenti sono sacrificati all'esigenza di approfondita descrizione del soggetto trattato, ciò non è la fine del mondo. Nell'epoca in cui Samantha Cristoforetti dallo spazio, a bordo di un'astronave, ha serenamente dialogato con il presentatore del Festival di Sanremo, tale licenza, per così dire, di Domenico diventa un'inezia, sopportabile e perdonabile. Ogni neo face bellezza, ci viene in aiuto l'indiscutibile saggezza degli antichi. E poi, a parte tutto, forse che sonetti in chiave umoristico-paesana non ha anche il significato di suonarle a qualcuno? E Salvatore, ai suoi amati paesani senza parere, con la pacatezza e l'educazione che contraddistinguono la sua poliedrica personalità, gliela suona anche, e a volte, anche vigorosamente. E lo fa attraverso le sue creazioni, aprendo il sipario del suo fantastico teatro, tirando tende sull'immaginario palcoscenico di Fossato, sollevando veli, aprendo armadi con relativi scheletri, mettendone a nudo in sostanza segreti, fatti e misfatti personali, vizi ed intemperanze varie, nel rispetto di par condicio nei confronti di tutti, ricchi e poveri, ignoranti ed intellettuali, generali e barbieri, nobili e popolani. La poesia, infatti, è anche verità e coraggio nel trasmetterla agli altri senza paura. L'autore conduce quindi, a modo suo, attraverso la sua ricca opera, con non comune orgoglio di appartenenza alla sua battaglia di civiltà contro le ristrettezze, l'isolamento ed i limiti ambientali, lievito madre per ogni contesto piccolo e chiuso come lo era Fossato della sua infanzia. Non solo sa dare bacchettate da maestro Domenico Salvatore, ma sa anche esaltare la lacrea al lavoro dei campi, il mondo e la civiltà agropastorale, i faticosi mestieri di un tempo, la natura incontaminata, la madrelingua dialettale, patrimonio culturale da non disperdere, da recuperare e rinverdire attraverso anche la riproposizione delle antiche tradizioni popolari, celebrate ampiamente in questa complessivamente bella opera. In essa ogni sonetto infatti suona come un inno al passato, al tempo che fu nella realtà di Fossato dei ricordi infantili dell'autore. Ben 216 sonetti equivalgono pertanto ad altrettante marmorie colonnine ricche di fregi, che messe insieme sorreggono un grande tempio, una grande casa, l'affiatata comunità che gravita intorno al borgo di Fossato, tenendo saldo ed unito un variopinto amalgama umano. Un mondo lontano, sparito tra i terremoti, le brume aspromontane, le rovinose alluvioni, le fiumare straripate. Un paese su cui da tempo è calato il buio, ma su cui, ci dice l'autore nel suo lavoro pulito e dignitoso, il sole della memoria e del ricordo non deve tramontare mai. Vi ringrazio. Prima di cedere il microfono al mio editore, vorrei leggere un sonetto. Beh, di solito lo leggono le signorine, io ci provo. Proprio sotto la casa, quella che fu la casa del dottore Paolo Tripodi, giornalista, e non solo, il giornalista.
si parlava di notizie e non notizie da mettere nel freezer. Don Paolo, mi dispiace, ma non la dobbiamo mandare. Nessuno deve sapere in giro che sono il magnaccio. Mi raccomando, siete il mio medico e male vi faccio. Questa notizia nel frigorifero la dobbiamo congelare. Caro amico, da subito potete trovare un altro dottore. Dal brigadiere vado. Sono pronto a sporgere querela e un giornalista libero, leale, indipendente ve lo rivela. La Gazzetta del Sud che qui rappresento con onore. Un gran camerata di Cesare Mori avete minacciato. Dal mio lessicario ho estinto di già la parola paura. A nessuno e per niente vendo la mia libertà sicura. Per mia natura e concetto non mi sono mai piegato. Lotterò con tutte le mie forze per dare la garanzia senza la sovranità di stampa. Non sarà democrazia. Adesso cedo il microfono al professore Coronei per il fuoco di fila di domande. Prima del fuoco di fila di domande vorrei leggervi un attimino l'articolo che scrissi quando lo presentammo per la prima volta a Bova Marina, anche per introdurre un'altra peculiarità di questo libro, il quale, oltre ad avere il solito indice, la prefazione, bla bla bla, ha anche una specie di indicatore di lettura, perché vi spiega quali sono le tematiche che nel libro lui ha trattato. Ma andiamo per ordine. Domenico Salvatore, dopo un intenso percorso durato una vita, perviene a quest'opera della sua maturità culturale. Non scrive soltanto sonetti ben studiati, calibrati, ma piuttosto usa la parola per dipingere persone, luoghi, miti, fornendo uno scenario antropologico, un quadro d'insieme, un caleidoscopio che dà contezza di una realtà, quella fossatese, che solo un osservatore acuto e dall'animo sensibile è in grado di concepire. Nella sua composizione c'è sempre l'immagine chiara dei suoi personaggi, dei suoi luoghi, un'immagine senza immagine, giacché sono i suoi versi che individuano chiaramente non solo tutti i contorni, ma anche le significative sfumature. 216 sonetti che mantengono viva l'attenzione del lettore, riportandolo continuamente in situazioni che si ha l'impressione di avere già rivissuto in altri contesti, con un realismo di notevole caratura. L'indulgenza frequente verso la cultura classica fa immaginare da dove viene la sua formazione. Frequentemente indugia nel mito, destreggiandosi con sicurezza. Poi torna dai suoi personaggi, nei suoi luoghi, introduce i miti suoi, con l'intenzione non dichiarata di farne un mito a loro volta, e li colloca nel fossato concreto del suo luogo di origine. La sua non è una superficiale esibizione poetica, perché descrivendo i suoi personaggi con le regole del sonetto ci immerge in situazioni che si prestano ad approfondimenti antropologici, storici, letterari e socioculturali i più vari. Ed è questo che vi volevo dire nell'anticipazione. L'elenco degli stimoli è notevole, perché leggendo i suoi sonetti avete scene di vita quotidiana, negli anni 50 a Fossato Ionico, antichi mestieri, la terminologia angiofona, francofona, ellenofona, eccetera, eccetera, la paura manzoniana di perdere la fede, eterna la memoria di certi personaggi caratteristici, i maestri elementari, le vie del paese, la toponomastica, il recupero della memoria storica, il ruolo della mitologia classica, i richiami alla filosofia greca classica, tracce di omeopatia, le ricette della nonna, i motivi ricorrenti della gastronomia. E non voglio continuare a leggere fino in fondo perché l'elenco è nutrito, perché questi 216 sonetti si possono ascrivere, non tutti, ma gruppi di essi, in ognuna di queste tematiche, che
che lui ha sviluppato e per le quali tematiche vi lascia questa mappa e dice trovate questi aspetti nel mio libro. In effetti è vero, cosa che in nessun libro avviene. C'è un indice, a pagina trovi questo, ma non ci sono le tematiche ricorrenti che vanno rintracciate leggendo i sonetti del suo libro. Ora, sì, la prima, sarebbe opportuno adesso chiedere a Domenico Salvatore rivolgere alcune domande. Intanto la prima, la più doverosa, è cosa lo ha stimolato a scrivere questo libro. Prego. Allora, intanto ho scritto 3 libri per i miei primi 70 anni, mi sono regalato 3 libri, di cui 2 hanno avuto la dignità della pubblicazione, e il prossimo, Novelle di mafia, in realtà ho 4-5 lavori che giacciono là, poi vedremo, chi vivrà vedrà. E naturalmente per scrivere ho preso qualche appunto. Quasi nessuno si occupa di scrivere poesia sepolcrale o letteratura cimiteriale, nata in ambito anglosassone. Erano poeti animati da un gusto e da una sensibilità patetica per le tematiche della morte, del sonno, della notte, con spunti di vero e proprio compiacimento macabro. Notti, spettri, cimiteri, tombe, suoni di campane, uccelli notturni, tutti concetti espressi dalle colonne portanti di questo tipo di letteratura, appunto cimiteriale o sepolcrale, come Thomas Parnell, Robert Blair, William Collins, Thomas Gray, Edward Young, James McPherson. In Italia abbiamo Ugo Foscolo, che è quello, diciamo, uno dei poeti che io amo di più, è quello che mi ha, diciamo, ispirato a scrivere questi piccoli componimenti che servono, epitaffi ed epigrammi che servono per far riflettere il lettore. Non è l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, naturalmente. Io ci provo, ho dedicato questi componimenti ai defunti del mio paese, Fossato Ionico, e quindi dicevo che a parte Ugo Fosco c'è Vincenzo Monti, Ippolito Pindemonte, Vittorio Alfieri, e c'è anche Giacomo Leopardi, Edgar Allan Poe, si può trovare pure qualcosa nelle canzoni di Fabrizio De André. Scrivi per te o per gli altri? Beh, un po' per me e un po' per gli altri, per stare sull'asse di equilibrio. Chi è questa professoressa Nicotera che ricorre in uno dei tuoi sonetti? Allora, il mio destino è stato quello di studiare in 2 castelli. Il castello di Fossato, alle dipendenze, tra virgolette, della maestra Donna Lella, che i miei compaesani conoscono. Il castello era quello dei Piromallo Capece Pisicelli, barone di Fossato, conte di Montebello, marchese di Saline, duca di Capracotta. L'aula era ricavata proprio nei sotterranei del castello. E poi questa, la professoressa Giuseppina Iannello di Nicotera, perché ho studiato per 4 anni a Nicotera, nel castello dei Principi di Scilla. Parlaci dei primi 2 anni di giornalismo. Il debutto. Stiamo parlando fine anni 60, poi diciamo in forma non sempre esplicita, qualche sigletta, e poi ho cominciato con la Tribuna del Mezzogiorno, quindi sono andato al Giornale di Calabria versione Mancini, poi alla Gazzetta del Sud, dopo che mio compare Buonanima,
Carmelo Malara andò alla RAI e quasi mi impose di abbandonare il Giornale di Calabria e prendere la Gazzetta del Sud, per la quale ho scritto 8 anni, da Punta Pelloro fino a Brancaleone. Poi sono passato a Oggi Sud e quindi a di nuovo Giornale di Calabria, però versione Soluri questa volta. Quindi sono andato a un altro quotidiano, si chiama Il Quotidiano del Sud, Oggi, allora Quotidiano della Calabria. Ho scritto qualcosa anche per Calabria Ora e poi sono stato direttore responsabile di 2 giornali cartacei e di 2 giornali online, Meled Online appunto e Oggi DeliaPress.it. A parte una serie interminabile di quindicinali, mensili, settimanali, bimestrali, agenzia ANSA, RAI di Cosenza, radio e televisioni private e compagnia bella. Stavo pensando che prima o dopo faremo anche un giornale notturno, così diventerai direttore anche di quello. Volevamo sapere, i primi tempi c'erano delle difficoltà a fare informazione, soprattutto nell'ambito della cronaca, visto che oggi assistiamo molto spesso a giornalisti minacciati, scortati, eccetera, eccetera. Hai avuto mai problemi di questo tipo? Tentativi di intimidazione? E che tipo di faccia hai fatto? Certo che ho avuto anch'io i miei attentati. Quando andavo al Consiglio Comunale, i calcetti nelle caviglie, e non si sa da che parte provenissero, ma non è solo questo, la fiancata della macchina ammaccata, il faro rotto, la Vespa, le ruote bucate, il furto della macchina, il furto dell'arma, tutte cose che ho sempre denunciato alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri e alla Polizia di Stato. Dimenticavo di dirvi che tra le altre peculiarità di Domenico Salvatore ce n'è una. Se mi sbaglio, correggetemi, perché non ho contezza di un altro giornalista che abbia una collezione così vasta di fotografie di manifesti mortuari. Li fotografa tutti e in tutte le latitudini. Qualche volta tirerà fuori qualcosa, sempre rifacendoci al discorso della letteratura mortuaria, eccetera, eccetera. Infatti stai anticipando un altro libro che sarà dedicato proprio, diciamo, la continuazione di questa poesia sepolcrale, letteratura cimiteriale che non fa quasi nessuno. Io mi cimento, poi toccherà alla critica sforbiciare. Bene, mi pare che le domande da fare si possono esaurire qui. Se c'è qualche prima di sì, poi se da parte del pubblico c'è qualche domanda risponderò ben volentieri. La mia preoccupazione venendo affossato qual era? Ma sei sicuro che non avremo pomodori di qualcuno che tu hai descritto nel libro col soprannome, che non si offende perché l'hai etichettato col soprannome, altrimenti era impossibile identificarlo? Mi ha rassicurato che non c'erano pericoli. L'unico presente è il dottore Sant'Aquilino, scrittore, appunto dicevo poco fa, perché mica ricca, era la buon'anima di sua mamma. Il figlio, infatti, il figlio, se tu dici il dottore Aquilino, non lo conosce nessuno, ma dice Santo Urricco. No, io piacere, grazie anche per mio padre. Sono stato molto attento a quello che ha detto la dottoressa antropologa e mi sono permesso di prendere qualche appunto giusto per ravvivare un pochino la serata anche dal punto di vista intellettuale. Allora, abbiamo parlato come Fossato inteso come paese dell'anima, no? E i primi versi che mi sono venuti in mente sono: mai più toccherò le sacre sponde dove il mio corpo fanciulletto giacque. Sarà la poesia a Zacinto. Però il paese dell'anima, no?
inteso come un punto di ritorno, ma anche inteso come un punto di partenza che forma per la vita. Io ho sostenuto sempre, almeno dal punto di vista intellettuale, che un po' i fossatesi, come in fondo i calabresi in genere, sono un po' eterni odissei. Partono alla ricerca dell'avventura, però lì dove sostano poi sentono prepotentemente la forza del richiamo e sentire il richiamo del suolo nativo come cenere di un mondo che il mondo non è più, quindi è sempre un eterno ricercare, uno scavare nella memoria, perché noi siamo sempre su una barca in attesa di trovare Itaca che non c'è. E questa Itaca che non c'è, nei tuoi sonetti, dov'è che la possiamo ritrovare? Questa è solo una prima parte dell'intervento che mi sono appuntato. Voglio sinceramente che tu risponda dove tu trovi Itaca nei ricordi, nelle memorie. Cosa ha significato per te Fossato? Perché hai sentito la necessità prepotente di trasmettere e di regalare a noi ciò che tu hai vissuto. Ecco. La tua Itaca, che è Fossato, nel tuo immaginario, i suoi valori, le sue tradizioni anche sociali. Nei primi tempi, diciamo dopo il mio trasferimento forzato, tra virgolette, in quel di Melito Porto Salvo, tutte le volte che si rendeva necessario venivo a Fossato e attraverso gli odori, i sapori, i colori, perché passando per le vinedie, tra virgolette, sentivi quegli odori, no? Tipici, quella fragranza, faccio per dire i fiori di zucchina fritti o i pesci, eccetera. Però Fossato è, diciamo, è la culla. Fossato mi ha dato i natali e sono stato sempre orgoglioso di dire che sono fossatoto, anche a Melito stesso. Mi chiamano il Fossatoto, alcuni amici. Quindi per me Fossato è stato e sarà sempre nel mio cuore, è la mia culla, il paese che mi ha dato i natali. Tu descrivi praticamente quello che è il mondo contadino, no? Io ho avuto modo di riscoprire un po' quella che è la sacra filosofia del contadino, no? Dove a noi certi valori ci paiono, per così dire, un attimo assodati, no? Come per esempio la tradizione della tarantella. Qui siede in mezzo a noi c'è anche una dottoressa antropologa. E nell'antropologia delle nostre tradizioni, forse a volte si riscoprono valori che forse paradossalmente appartengono a Jung. Le coreografie, per esempio, della tarantella, pochi sanno che rappresentano una vecchia filosofia orientale dove c'è praticamente la sofia, la saggezza che tiene il cosiddetto velo di Maya. Ecco, questa libertà del mondo contadino, secondo te, nel mondo di oggi, globalizzato, è ancora attuale? Cioè, ai giovani serve? Serve oppure è sorpassata perché inseguiamo un'altra cosa, un altro tipo di valore? Per esempio si parla molto bene della globalizzazione, nel senso sì, è vero, ha poca perequazione sociale, però alla fine forse ci passano il messaggio che la globalizzazione, alla fine, in paesi come il nostro, qualcosa di buono la porta. Sinceramente, tu di questo che cosa ne pensi? Cioè, esiste ancora il valore della civiltà contadina rispetto ai principi dell'epoca nostra così globalizzati? Sì, in effetti credo che tu abbia ragione, perché in tanti paesi sta sorgendo il museo, diciamo così, dell'arte contadina. Un po' dovunque si vanno ricercando quei valori di una volta. Quindi la tarantella, organetto, tamburello, ciaramella o zampogna o pipita, sono diciamo gli strumenti musicali che
si riportano alla tradizione. Ora, l'ultimo e poi chiudo, se ci sono interventi di approfondimento quelli facciamo fare relativi ai sonetti, però a me è rimasta impressa molto questo sonetto. Qui giace dello stile nuovo la buon'anima del tuo poeta che a te guarda con una pergamena in mano divina. Clio lo soccorre errato prima che dalle sue colpe paghi il fio, e Calliope, musa della bella voce, al fin giunto alla meta lo inondi di mirte e rose la corona, un manifesto luttato tra paternoster e quattro ave assieme all'eterno riposo, due lacrime di coccodrillo ed una lapide loco tenebroso nella valle del Racale dove tutto infine viene misurato. Questo luogo santo unisce che quell'uomo stolto separa. Ricordati uomo che polvere sei e polvere ritorni. Ho visto al sommo di un muretto e non lo dimenticherò mai. Finisce quella prova dolente in questa vallataccia amara dopo il giudizio universale e il paradiso della beatitudine. Dio onnisciente libera nos domine da martello e incudine. Io vorrei una spiegazione di questa poesia che io trovo molto bella. Beh, il poeta che mi ha, diciamo, ispirato, a cui mi ispiro, come vogliamo dire, è Ugo Foscolo, e quindi questi versi discendono anche da questa mia filosofia, diciamo, che poi diventa anche in un certo senso filosofia di vita. Sono domande? Qualcuno vuole aggiungere qualche altra cosa relativamente a questo? Dottor Aquilino, che... Eh? Sì, volevo fare una domanda. Ecco. Parlare di me è molto difficile. Nel frattempo che tu ti concentri su questo, vorrei salutare lo scrittore e saggista Gianni Billari, milanese. Quanti scalini? No, io preferisco parlare così a voce, ho una voce un po' così. Io vi ringrazio. Siamo... Scusatemi, ma io non amo lì. Mi costringete in croce. Lo scalo della chiesa. Allora, volevo fare buonasera a tutti. Grazie Mimmo per i tuoi libri. Grazie. Lo so che sei emozionato, sei commosso, e la stessa commozione in parte l'hai un po' trasmesso. La domanda è questa: quanti scalini aveva la tua Itaca in via Morisani? Quanto erano, Mimmo, i tassi barbassi, i saloni, che fungevano da microfoni? Mimmo, quante canzoni hai cantato a Cavalcioni dell'Asino al contrario, con la chitarra, senza basto? Era Mimmo. Mimmo è stato il nostro fratello maggiore, ha avuto il coraggio di mettersi in discussione la stampa, cacciatore andante, anche se Rivera giocava come suo cugino, ti ricordi Mimmo? Come faccio a parlare? È una cosa magnifica, una cosa bellissima, non ho parole, è la nostra storia, la nostra... il nostro ce ne vorrebbe no sai, sì, no, ma questo è il menestrello Mimmo, no? E poi i saloni, ogni saloni per andare al campo sportivo era un microfono, e Mimmo per ogni lì avrei qualche perplessità sulla capacità. Comunque ogni tasso barbasso, ogni silone era un microfono, ogni microfono era una telecronaca. Era già Rai o era ancora Eiar, Mimmo? Eravamo giovani, ci lavavamo al condotto, l'acqua del condotto, eravamo tutti campioni, no? E Mimmo è stato il fratello maggiore che non ha mai saputo giocare a calcio. Però ha insegnato a noi l'amore per il calcio, l'amore per la cronaca. Mi ricordo, Mimmo, in questa tua Itaca, che spero tu ritroverai in via Morisani, nel 1962-63 Italia-Brasile amichevole 3-0, dove Pelé acciaccato è stato fermato da un trapattoni scarpone. Non mi abbia male Alessandra, che è la collega di Mimmo, che è la figlia di trapattoni.
azzeccato, è riuscito a, eravamo a casa di Mimmo, a casa di Giorgio, suo fratello, e lì abbiamo imparato tante cose. Come si chiamava quell'armonica a bocca, Mimmo, che suonavi? E le canzoni che noi bambini stavamo lì ad ascoltare mentre parlavi. Mimmo, com'era sta corriera dei tripodi quando andava a magistrale? Mimmo, quelle battute, gli scherzi, i primi libri che abbiamo letto insieme, il Sandrino, tuo cugino, i Monti di Gelvoe, i Miserabili che si leggeva, Mimmo. E tu che cosa facevi lì? Tu guardavi Sornione e forse ci davi un'indicazione. Ora, di Mimmo cosa devo dire? Ha nominato mia madre, ha nominato mio padre, scritto un sonetto. Io ho letto qualcosa, poi mi sono fermato. E ha avuto il coraggio di mettersi in discussione. Con classe, con perizia, con una scrittura molto bella e con quel suo linguaggio forbito, come sa fare Mimmo, che è veramente per questo paese, per le volte ingrato, ma è il paese che noi amiamo, ma meriterebbe di più Mimmo da parte del paese. Non solo del paese, ma di tutta la Calabria, anche per la sua storia di giornalista che ha saputo con coraggio, è riuscito a portare avanti e che continua ancora a fare. Boh, io vi chiedo scusa. Una volta dovevo mettere un microfono e c'era Mimmo. Sempre. Ora possiamo dire, c'è un evento, c'è Mimmo in diretta Facebook. Già, la tecnologia, ecco. E, sono molto contento stasera di intervenire con Mimmo, perché è il paese, voglio rappresentare il paese che non c'è o che c'è. È il nostro paese che bene o male è quello che amiamo. Ma sai, tutti i paesi sono in grado. Ma questa sera è tutto qui. Ci siamo noi e tanto ci basta. Bravo Mimmo, auguri e complimenti. Grazie dottore Aquilino, mi hai emozionato veramente ricordando un tuffo nel passato quando veramente era una vita. Intanto buonasera alla giornalista Rosalia Salvatore. Una serata come questa, prego. Adesso se c'è qualche domanda da parte del pubblico, altrimenti passo al secondo libro. Domande? Ma, professore Nicolò, lei vuole dire qualcosa? No, non deve dire niente. Due minuti, quanto faccio intervenire il vicepresidente dell'associazione Fabio Macheda. Vieni Fabio, dici due parole anche tu. Io vorrei complimentarmi con il professore che ultimamente chiamo direttore, perché come ha detto lui, ormai per me è il direttore di tante testate, di tanti giornali, di tanti giornali online, televisione online, e soprattutto è il direttore delle dirette, perché come dicevamo poco fa, ormai qualsiasi evento io riesco a seguirlo su Facebook, grazie al nostro direttore. Lo conoscevo meno come poeta, ho visto qualcosa stasera, cercherò adesso, prenderò una copia del libro e cercherò di approfondire, e lo ringrazio per la presenza e per l'attaccamento al paese che ha sempre dimostrato e che sta continuando a dimostrare. Grazie direttore. Grazie. No, Filemone e Bauci, ne leggiamo soltanto questa perché mi... No, ma mi ricorda una canzone di un gruppo moderno che aveva un verso che faceva così, le rivoluzioni uccise dalle punture di rose, non resta molto a parte le perdute occasioni. Mi è rimasto impresso questo verso di questa canzone. E volevo leggere questa per fare un pochino un parallelismo. Cioè, Filemone e Bauci. Sua Altezza Reale, Alsisa sul soglio del sinetrio, taglia e cuce sul viale. C'è la fila di playboy, due damerini, attuano la volata... di Rick Van Looy allo sprint
se la contendono Angelo Demetrio. Seduce e conquista belle donne questo poeta, dolce nei modi e nelle maniere, genio sottile. A Madonna Antonia che tiene il cuor gentile, dona il suo amore alla sua ave fiamma segreta. Come Filemone Baugi, gentile concessione di vivere e morire, insieme ricevettero il dono, così Mercurio e Giove dell'Olimpo sul trono. Tramutarono l'ospitalità, lo zelo, la donazione. Ogni mattina in edicola danno il buongiorno ai parenti e agli ospiti che ristanno intorno. Ecco, Filemone Baugi è la tradizione della sacralità dell'ospite. Filemone Baugi è un tema che ricorre spesso anche nel mondo di oggi, dove ogni tanto si fa un salto anche nella modernità, nella mitologia. Ecco, le rivoluzioni uccise dalle punture di rose, come diceva quella canzone, che se ne vanno insieme alla cenere del nostro mondo, ucciso anche dal progresso, forse anche in modo, penso anche, a volte anche brutale, della telematica. Io con questo penso di aver detto tutto ciò che potevo dire in merito a questo libro, che tra l'altro ho curato molto bene. Poi, se la rima, l'accento saltano, io sono del parere che poi alla fine, no, la libertà di espressione non deve essere incatenata in metriche o in tonalità di lettere. Non siamo dei musicisti, è meglio scrivere qualcosa che non scrivere nulla, quindi va bene anche così, anche se la metrica salta e il sonetto poi diventa lirica, va bene uguale. Grazie. Vorrei ringraziare anche Bruno Taverna, anchorman di Telemelito, Radio Studio 95, che anche questa sera benevolmente è venuto fin qui a 700 metri d'altezza per riprendere questa serata, e quindi lo ringrazio. Adesso vorrei parlarvi brevemente del secondo libro che ho pubblicato. Si chiama Melito nel pallone, dedicato alla città di Melito Porto Salvo, che io considero la mia seconda patria. Quindi sono un melitese di adozione, però sono orgoglioso di essere melitoto anche, perché comunque è una città dove ho insegnato per 25 anni, quindi a parte tutto c'è tutta una serie di legami, di vincoli, tipo quello sportivo. Ho fatto una serie infinita di radiocronache, telecronache, anche oggi le facciamo con Bruno, perché ogni tanto ci spostiamo, facciamo il Melito, facciamo il Borgo, poi facciamo il Bocale, ogni tanto capita qualche partita di Serie D, abbiamo fatto pure la Regina, eccetera. E allora, gli sportivi mi hanno tallonato, inseguito, dice: devi fare un libro sulla storia del calcio a Melito, almeno nel dopoguerra, solo tu puoi farla, perché hai tutti i dati, hai la pazienza, hai la capacità, hai la professionalità e altri bla bla di questo genere. Io dicendo no e loro dicendo sì, ogni giorno sul corso, sulla via Tenente Menicucci, sul lungomare, sul viale delle rimembranze: no, devi fare quel libro, ti raccomando, per favore, sai, vorremmo che rimanesse qualche cosa. E così alla fine mi sono deciso, mi sono buttato, 3 anni di ricerche affannose, perché non tutti hanno collaborato, ma comunque un buon archivio ce l'avevo io da me, le famose fotografie senza rullino, quindi ho potuto, diciamo così, usufruire di questo serbatoio d'oro. Poi altre fotografie me ne hanno date alcuni, per la verità. Nella copertina ho messo il presidente della Nuova Melito, lo scomparso Saverio Spinella, a cui è intitolato anche lo stadio. Avevo invitato
i figli, per la verità, sono venuti quando abbiamo presentato il libro a Melito. È venuto Nino Spinella Junior, che ringrazio anche da questa parte, perché senza il suo contributo questo libro non avrebbe mai potuto vedere la luce, perché sono 500 pagine a colori, carta patinata da 150 grammi, carta lucida, la migliore, perché le fotografie devono risaltare. Poi c'è anche lo stadio nella copertina, diciamo, mentre dietro c'è il Domenico Salvatore delle grandi occasioni, col farfallino. Allora, dietro avete riconosciuto c'è il mulino, perché ho voluto che anche in questo libro ci fosse una traccia di fossato. Quindi c'è il mulino e ci sono soprattutto le colonne del castello, che noi comunemente chiamiamo a Turri, la torre. Allora, in questo libro, diciamo, ci sono le origini della città di Melito Porto Salvo. Come sapete, i greci lo chiamavano To Melitos, i latini Melitus, ha una storia di oltre 2000 anni. Infatti, quando durante la guerra Sicula, o del Bello Siculo, combattuta fra i figli di Giulio Cesare e di Pompeo, cioè Cesare Ottaviano, che poi divenne l'Augusto, e Pompeo VI, appollaiato tra virgolette ai giardini Naxos e Taormina, mentre Cesare Ottaviano Augusto era sistemato a Melito Porto Salvo e dintorni, aveva anche una colonia in fossato, infatti nella zona che noi chiamiamo Pampogna, perché Pomponio era il suocero di Cesare Ottaviano Augusto. Poi ci sono ancora i vitigni di Equa, che noi comunemente chiamiamo Eva, eccetera. Quindi ho scritto sulle origini della città di Melito Porto Salvo, naturalmente tutto in pillole, perché ci vorrebbe un'enciclopedia per poter descrivere tutto. Nella prima parte parlo della città di Melito Porto Salvo, le sue origini, i personaggi, diciamo la chiesa, la scuola, la politica, eccetera. Nella seconda parte, invece, entro nel vivo degli sport, tutti gli sport di Melito Porto Salvo, sempre dal dopoguerra a oggi, quindi calcio, ciclismo, pallavolo, pallacanestro, hockey su prato e poi anche calcetto, perché Melito ha avuto la serie A del calcetto femminile e la serie B del calcetto maschile. Poi purtroppo sappiamo le difficoltà economiche, è finito tutto in una bolla di sapone. Ha avuto anche la serie D, nata dalla fusione del Bagaladi e Melito, e hanno avuto la serie D per 2 anni. Poi è successo un certo fatto, non sto qui a dilungarmi, e quindi è finito tutto lì, anche in una bolla di sapone. Però Melito è anche la città che ha dato i natali a un calciatore di Serie A, Fabio Caserta, che ha giocato nel Palermo, nel Catania, nel Cesena, nell'Atalanta, insomma ha fatto il suo excursus, diciamo così. Nella seconda parte parlo di questi sport. Infine la terza, sono 600 schede, proprio un album della Panini, in cui tratteggio tutti i campioni, perché comunque, anche se non sono arrivati come Caserta alla Serie A, forse erano meglio di Caserta, ma non hanno avuto la stessa fortuna, sono rimasti qui. Quindi concludo dicendo che ringrazio tutti voi per la vostra presenza qui in piazza questa sera. Il microfono può tornare al dottor Principato. Sì.
Senti Mimmo, io avrei da farti una domanda. Un personaggio melitese a cui sei umanamente legato? Se parliamo da un punto di vista sportivo, il leggendario Meme Orlando, che veleggia verso i 100 anni, è stato uno dei fondatori del calcio a Melito Porto Salvo, sostenitore a lungo, aveva un bar anche sul Corso Garibaldi che alcuni ricordano. Quindi poi, a parte i fratelli Spinella, voglio dire Nino Senior e Buonanima di Saverio, vorrei citare anche Guido Pizzi, che è stato veramente un polivalente, si è interessato di tutto, anche di pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica leggera. Ha allenato diverse squadre, non solo a Melito, ma anche nei dintorni. E adesso veleggia per i 90 anche lui. Ok, perfetto. Odore del Lacco, ricordi gli scontri infiniti tra Fossatese e... quando si giocava un football e tra virgolette e loro venivano dal Lacco e c'erano le sfide, noi andavamo al Lacco e il Lacco veniva qua, quindi stiamo parlando dei vari Barilla, il dottore Barilla, poi Saverio Pansera, Carmelo Verducci, Licordari e via discorrendo. Senti, relativamente su Melito, no? Ho visto che c'è una parte dedicata alla morte, alla ripartita della marchesina Ramirez. Sui Ramirez a Melito ci vuoi dire qualcosa su questa famiglia nobiliare? Allora, anche lì c'è una storia come da noi, anzi direi che i destini di Montebello e Melito, che poi sono due comuni uniti, diciamo, anzi divisi dalla fiumara del Sant'Elia. Quindi abbiamo il marchese di Pentidattilo, gli Alberti, alcuni dicono da Pentidattilo, altri da Messina e altri ancora da Firenze. Comunque c'erano sempre quelle rivalità tra i potenti, no? I conti, i baroni, i marchesi. Da questa parte c'era Bernardino Abenauli, uno dei 13 della disfida di Barletta, che ebbe in dono la signoria di Montebello, poi diventata baronia, che avevano castelli anche a San Lorenzo e a Condofuri. C'è la tragedia degli Alberti da Pentidattilo, di cui ha scritto anche il professor Antonio Costantino qualche cosa, si sono cimentati diversi su questa storia, questa vicenda, questa tragedia. La Pasqua del 1686, se non ricordo male, c'è stata questa strage, una porticina segreta che si è stata aperta dal solito traditore, è entrato il barone, ha fatto la strage, poi le leggende dicono che uno si sia salvato perché messo sotto una caldaia, eccetera. Sono storie e leggende che si incrociano, cosa ci sia di vero, questo lo ignoro. No, sul fatto della tragedia degli Alberti c'è una storiografia un pochettino contrastante, dove la ricerca storica si confonde nel mito della tradizione, ma è anche giusto che vive il mito e la tradizione, anche come favola, racconto leggendario. C'è chi dice, poi illustro le tre teorie, c'è chi dice che praticamente Pentidattilo sia stato messo a ferro e a fuoco da un gruppo di mercenari albanesi che avevano poco gradita la famiglia Alberti, per carità, è un filone molto interessante anche questo da seguire. C'è chi indaga ancora nelle cause dietro il commercio del baco da seta. E via via discorrendo.
è un territorio sicuramente il nostro di questa vallata, fatto di molti fatti di sangue, perché no, anche politici, come per esempio la strage di Mazzacuva sul famoso Ius Primae Noctis, abusato molte volte, dove praticamente la legge diventava una grida di manzoniana memoria. È anche vero che tu comunque hai citato giustamente la disfida di Barletta, che molti riconducono come primo atto di unità d'Italia. In realtà a Barletta non gliene fregava assolutamente niente di essere italiani, come non ce ne fregava assolutamente niente nel 1861. Altra parentesi da riflettere su quello: nel 1861 noi abbiamo avuto plebisciti che non abbiamo scelto noi come popolo, e qui su Melito io apro praticamente, la butto lì, lancio una nota di ricerca, dove praticamente nel 1861 Melito non è stata estranea alle vicende storico-politiche di quel 1861, perché c'era la loggia dei liberali melitesi, di cui nessun libro di storia ne parla, che foraggiava il brigantaggio meridionale. Se vai presso l'archivio di Stato tu troverai 3 processi sotto il regime borbonico che coinvolgono gente di Bagalati, San Lorenzo, composti da 48 forse più persone, prima foraggiati dai liberali e poi venduti dai liberali stessi. Un fatto, questo del 1861, noi naturalmente ci riserviamo anche di andare al di là di quella che è la storia patria ufficiale, ma quanto per capire quello che è stato quell'anno, sicuramente non metteremo comunque mai in discussione quella che è la Repubblica oggi, quella che è nata dalla Resistenza, di cui hanno fatto parte molti melitesi, molti fossatesi, e che fanno sì che oggi noi siamo qui a poter dire quello che pensiamo liberamente e soprattutto a trovare qualcuno disposto ad ascoltarci. È un motivo di ricerca che ti invito a fare quando avrai tempo, questo sul 1861 e la setta dei liberali melitesi, chiamata setta dall'allora regime borbonico. Per rispondere alla tua domanda sulle origini dei marchesi, stavolta non Alberti ma Ramirez, e praticamente sono, diciamo, i successori, sono quelli che sono subentrati poi, no? E soprattutto sono noti perché hanno subito anche loro una tragedia durante la Seconda Guerra Mondiale. Un aereo ha bombardato la residenza, e tra le vittime si ricorda anche un fossatese, un prete, Don Giovanni Billari, nonché il vescovo, l'arcivescovo di Reggio Calabria, Monsignor Enrico Montalbetti. È un atto di eroismo da parte di uno dei Ramirez, che ferito a morte ha ceduto, diciamo così, il posto ai feriti ancora più gravi. Forse avrebbe potuto sopravvivere, ma ha ricevuto anche una medaglia d'argento al valore militare, al valore civile. E quindi diciamo che i marchesi Ramirez sono i successori degli Alberti. Legato al territorio. Qualcuno vuole aggiungere qualche prego? Sì, volevo dire questo. Di solito le medaglie si danno ai generali o ai nobili. Detto così, se non danno la cannone. Ma su nobiltà, vero o presunta, il conte d'Atto a me. A me. Cosa era questo? Beh, era un soprannome, perché in effetti non aveva titoli nobiliari, però era un personaggio molto valido del sociale. In politica. Qualcuno vuole aggiungere qualche altra cosa? Io vorrei mettere in evidenza la passione di Domenico per il giornalismo. In sostanza il vero antropologo è lui, perché attraverso questa attività ha potuto conoscere tanta gente, perché lui è in sostanza un osservatore e trae dai suoi viaggi, dai suoi spostamenti, insegnamenti, prende nota per le sue opere, per le sue ricerche,
per le sue deduzioni storiche. Domenico è veramente un personaggio, è unico nel suo genere, ha uno stile tutto suo personale, anche nello scrivere, è giusto, è importante scrivere, è importante lasciare tracce di sé, anziché non scrivere nulla. E le cose dette da Domenico hanno un senso, hanno un significato, dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle tradizioni. La sua infanzia è stata piuttosto sofferta. Lui resta un uomo, un vero uomo, che ha saputo scegliere la strada dell'istruzione, del giornalismo, attraverso il quale si è arricchito con il contatto quotidiano con l'umanità, con la gente. E nelle sue opere la vera protagonista è l'umanità. Ma quella semplice, quella umile dei campi, quella che è il soprannome, perché è raramente un nobile, un notabile al soprannome, sono le persone umili che se lo portano addosso come i malavoglia di Verga per tutta la vita, con dignità. E il suo è un lavoro veramente dignitoso. Io non lo conosco da molto tempo, però abbastanza per definirlo un amico, per definirlo un vero amico sincero, presente nei bisogni. Io vivo a Bruzzano e ogni volta che ho avuto bisogno di lui per documentare qualcosa, fosse anche il compleanno di un 104enne, lui è stato sempre presente e ha sempre fatto un lavoro serio, dignitoso. Merita un apprezzamento da parte vostra, il suo orgoglio di appartenenza alle sue radici, affossato al paese a cui è dedicato tanti versi. E che è presente in tutte le sue opere, anche in merito nel pallone, le sue origini, le sue radici e il suo legame con la sua terra natia è sempre presente. Quindi il mio apprezzamento, la mia stima rinnovata stasera qua davanti a voi tutti, a Domenico Salvatori. No, vorrei salutare anche, saluto tutto il pubblico naturalmente, ma in modo particolare il tenore Paolo Federico, possiamo definirlo anche poeta visto che ha ricevuto dei premi, pittore, insomma un polivalente anche lui. Buonasera Paolino. Se mi è consentita un'ultima nota, visto che sì. Abbiamo suonato il violino stasera, una cosa che va scritta a Domenico Salvatore è la coerenza. Che voglio dire? Una persona è stata sempre libera, non ha fatto il portaborse mai a nessuno, neanche per interesse personale e familiare, cosa che ai nostri tempi è estremamente rara. Ecco perché si può essere vicini a lui. Perché queste esperienze le abbiamo fatte pure noi. Ce ne siamo andati, ci siamo fatti il nostro soggiorno al nord, siamo tornati quando abbiamo potuto, ma liberi, con i nostri mezzi, senza portare la borsa a nessuno e con la bandiera che ha avuto solo un vento. Non si è girata da tutte le parti a seconda delle convenienze. Forse di questo ne hanno pagato le nostre famiglie, che magari Domenico Salvatore vorrebbe meglio sistemate le figlie. Forse ho pagato io perché mia figlia è a Bruxelles e mia figlia a Milano, però a fronte alta siamo qui e lì, senza doverci vergognare della nostra vita, anzi di essere contenti della coerenza che ci ha portato tutto sommato a vivere bene e di cui ringraziamo qui di dovere Domenico Salvatore. Ringraziamo anche a Maria Santissima del Buon Consiglio, Nostra Signora e Padrona. Sì, dicono di sì. Bene. La domanda l'ultima, sì. Il tuo soprannome? Lee Short. Beh. Fratello Caramazzo.
Bene, detto questo, io direi che possiamo concludere, ma posso chiamare tua figlia a dire qualcosa? Mi sembra che è venuta. Prego, dai, vieni e dici due parole anche tu, dai, che in fondo anche questo è il tuo paese. No, sei emozionata? No, ma per me. Dai, direi che possiamo. Vuoi venire? Niente. Sembra che non diamo la parola perché ricordiamo che anche lei scrive, perché è figlia d'arte pure lei. Devo chiudere tu. No, chiudo io poi. Vabbè, non era previsto, chiaramente, ok. Colpo di scena. No, vabbè, sono contenta di essere qui, mi fa piacere perché sono qua vicino a mio padre, perché sono a Fossato, le mie origini sono queste e ne sono fiera. Io ho ereditato pure qualche vena poetica da mio padre e direi che il mio cuore proprio è intagliato nella montagna, nelle colline fossatesi. Di mio padre cosa posso dire che non avete detto già e che mi fa piacere sentire dalla professoressa Marrapodi, dal professore Elio Cotronei e anche dal, non so come si chiama, il ragazzo, Domenico Principato, dottore Principato. Io sono fiera ovviamente di mio padre. Sono emozionata, quindi perdonatemi perché non... sono fiera intanto personalmente come figlia, poi perché è stato un grande giornalista, un grande esempio di vita, un grande maestro, ancora i suoi allievi, nonostante sia in pensione, mi fermano e mi... Uno è qui in piazza. Ah, ok, benissimo. Ah, non lo so chi sia. Vabbè. E ancora mi fermano per strada a chiedermi di mio padre o parlarmi del caro maestro, perché lui è stato proprio un maestro, un caro maestro di vita, un caro maestro di quelli veramente che si invidiano, perché a scuola li faceva anche suonare, cantare, studiare, li portava i giornali, li faceva la rassegna stampa, li faceva pure l'educazione fisica. Quindi comunque veramente è stato per tanti anni anche maestro unico e quindi sono tutti molto noi siamo molto orgogliosi di lui. Cosa posso dire? Dei suoi capolavori, Melito nel pallone è bellissimo, è infatti già va a ruba, soprattutto a Melito ha avuto un grande successo. Sui sonetti di Fossato io vi consiglio di leggerli, perché sono molto interessanti, sono dei piccoli quadretti dove ci sono dei personaggi di Fossato, ma dove si salvaguardano anche le tradizioni, i valori antichi che ormai si sono persi. Insomma, tu vuoi fare chiudere me, ma non so se sono in grado di riassumere la serata, anche perché sono arrivata un po' in ritardo, perché sono emozionata. Vi invito a leggere entrambe le opere e a continuare a seguire mio padre. Credo che in un certo senso stia portando anche in alto il nome di Fossato, perché voglio dire, non ho visto tante opere in giro che riguardino proprio questo paese, eppure io questo paese ci ho vissuto fino a 7 anni e lo porto sempre nel cuore. Comunque le cose che ho vissuto qui, i valori che ci sono qui, poi diciamo si perdono nel tempo, quindi comunque ha fatto secondo me un'opera magna a racchiudere alcuni principi, alcuni valori, alcune tradizioni proprio in questa opera. Dopodiché passo la parola di nuovo. Esatto, perché sono proprio anche dei ritratti antropologia, come diceva la professoressa Marrapodi,
e comunque ne ha tanti nel cassetto. Questi sono solo alcuni degli scritti. Mio padre ha sempre scritto, composto canzoni, poesie, al di là già delle sue, diciamo, professioni principali, quindi ce n'è tanta di roba, forse anche un romanzo, lo diciamo in anticipo per chiudere in bellezza, diciamo che c'è anche un romanzo work in progress, quindi dovreste abituarvi anche ad averlo sulla scena, perché finché era maestro e appunto giornalista si dedicava a queste due cose, ora che è in pensione lo vedrete spesso nelle piazze. No, infatti questo, ecco, se dovessi parlare dal punto di vista della figlia, per carità, orgoglio al 101% di mio padre, però l'ho visto poco a casa, molto poco, questa è una cosa di cui mi lamento un pochino, perché essendo anche che lui ha scelto questa professione non facile del giornalismo, non facile per niente, come diceva lei, anche non appagante come sarebbe giusto, quindi bisogna sempre avere una professione, diciamo, per fare il giornalista una professione principale, una passione per fare la giornalista insomma, in secondo luogo. Quindi questo giornalismo, diciamo, l'ha preso, l'ha portato spesso via da casa. Quindi poi io scriverò un libro su mio padre, così completiamo. Ecco, detto così. Va bene, qualcosina l'ho ereditata pure io, ma non sono all'altezza, per carità. Gianni, vuoi dire qualcosa tu, che ti vedo che fremi? Buonasera a tutti, io volevo ricordare, visto che non l'ha detto nessuno, che Mimmo Salvatore è stato qua il pioniere dell'organizzazione del calcio dei Rioni. È stato un pioniere perché faceva giocare tutti i ragazzi, organizzava ogni anno nel periodo estivo e praticamente il campo era nella Piumara. Quindi prima di giocare raccoglieva tutti i ragazzi, compare, rastrelli e via dicendo, per pulire il campo pieno di pietre. Quindi noi dovevamo pulire tutto il campo, sistemarlo, squadrarlo e poi lui faceva il regolamento, ci portava le magliette, ogni Rioni aveva il suo colore e poi si incominciava a giocare. Lui faceva il regolamento dei gironi, metteva le regole, ogni ammunizione si pagava 50 lire, quant'era? 100 lire o 50 lire, e via dicendo. E quindi lui, diciamo, faceva giocare i ragazzi, aveva questo amore, diciamo, per il calcio, e quindi organizzava queste donne, e anche faceva l'albero, ovviamente, e anche per i ragazzi, che bene o male ci faceva giocare. Quindi grazie Mimmo per tutto quello che hai fatto e grazie per tutto quello che stai facendo e farai. Grazie, sono stato un pioniere anche, diciamo così, nel calcio attivo, nei più grandi, perché sono stato il presidente della Fossatese. Abbiamo anche disputato una finale allo stadio Granillo, era prima, diciamo, che arrivasse Peppe Spizzica e tutti gli altri, Peppe Spizzica, che avendo giocato nel Melito ha acquisito automaticamente il diritto di essere annoverato nell'album della Panini, un appendice che ho pubblicato, 600 schede di 600 giocatori che hanno militato, che comunque sono passati dal Mauro Simone. Dicevo che nella squadra della Fossatese, dove sono stato presidente, allenatore, calciatore, raccattapalle e via discorrendo.
va bene, se non ci sono altri interventi, altre domande, vuoi dire qualcosa ancora, qualcosa tu? No, dicevo solo che adesso si aspettano Fossato nel pallone. Infatti mi stanno marcando Saline, la Masella e anche qualche Fossatoso. Dice no, deve fare un libro anche per noi. Montebello nel pallone. E non bastasse, ci sono quelle della Vallata del Tuccio, Bagalati, San Lorenzo, Roccaforte e anche parte di Meleto. Dice no, deve fare uno. Come se non bastasse, anche nella Valle della Mendolea vogliono fare un libro. Troppa grazia a Sant'Antonio. Va bene, io direi che possiamo passare alle battute conclusive, puoi rimanere. Ringraziamo come associazione e come il paese ancora una volta Mimmo per averci regalato, diciamo così, i suoi sonetti che sono disponibili già appena chiudiamo, quindi potete ognuno acquistare il libro che più... con offerta libera, il libro che più vi aggrada, a secondo dei vostri gusti. Sinceramente io torno a rifare di nuovo i complimenti a Mimmo, perché è molto facile scrivere di cronaca, come Melito il pallone, di cronaca o di storia, ma è molto più difficile scrivere sonetti, perché uno scrittore mette a nudo gli altri, mentre il poeta mette a nudo se stesso. Sì, puoi leggerle, sì. L'ultima volta avevo letto anche le sue poesie, perché poi non solo chi scrive, poi mio padre è una persona veramente difficile a emozionarsi, infatti anche io certe volte cerco di intuire cosa è molto, però nelle sue, appunto come tutti i poeti, gli scrittori, riesce a disvelarsi poi nella scrittura. E veramente sono da leggere, e dico anche da leggere ad alta voce, la poesia è molto importante. Allora, volevo leggere La Madre Terra per fare capire, entrare un attimino di più nello spirito di quelli che sono i sonetti di Fossato. A chi lascerai stamani i tuoi pargoletti, di cui uno cammina e l'altro a quattro mani ambula, povera vedova ed infelice? Nel cuore una tempesta di emozioni che nessuno mai ridice. Rimbalza nell'ipotalamo travolgente e ribolle la dopamina. Gli orrori del conflitto hanno segnato per sempre il marito, moglie e pargoletti. Destino brutale, ma nelle terribili bufere non ci furono santi e nemmeno gli bastavano le preghiere. Perse la bussola, la stella polare ed il sestantino abbrunito. Un marmocchio qui ed uno di là, pietosi afferrano i parenti per dimenticare la fame, gli stenti e gli orrori di una guerra, mentre la misera si tuffa sotto gli ulivi, gran manto di terra, che generosa regala difesa, riparo, aiuto e coccole vincenti. Morire si sente la vedova, un bisogno infame di protezione, ma deve sopportare una paurosa ostilità in ogni occasione. Bene, bene così. Adesso diciamo che abbiamo chiuso. Ringraziamo di nuovo l'editore di Mimmo, il signor Cotronei, la dottoressa antropologa, che ho già dimenticato il nome, perché ormai... La professoressa Rosa Marrapodi, perché a me già la memoria non aiuta, seppur alla giovane età di 33 anni, quindi ringraziamo di nuovo tutti, e specialmente Mimmo, che si dimostra ancora una volta un fossatese puro e di cuore. Grazie al gentile pubblico per avermi sopportato con rassegnazione cristiana. Bene, possiamo andare. Grazie, magari la prossima volta.